Carlentini, tragico incidente, procura apre inchiesta per omicidio, sui social il cordoglio per Dario Greco. Due centri cittadini piangono il 42enne Dario Greco, investito in via Morelli a Carlentini e deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Il commerciante, titolare di un camion per la vendita di panini gestito assieme al fratello, molto conosciuto a Lentini e Carlentini, poco dopo le 18 avrebbe deciso di fare un giro in sella alla moto quando è stato investito da un'auto, una Fiat 500 condotta da una persona di 29 anni di Lentini. Nell'impatto l'uomo è stato sbalzato dal sellino della moto finendo a terra. Lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i soccorsi e i carabinieri di Carlentini. Il commerciante è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Lentini dove i medici hanno provveduto a stabilizzarlo, ma viste le gravi condizioni hanno deciso di trasferirlo al nosocomio San Marco di Catania. L'uomo nel corso della notte è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per ridurre l'emorragia, ma durante la notte il cuore ha cessato di battere. I militari dell'arma stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. I due mezzi, su disposizione della magistratura, sono stati sottoposti a sequestro penale. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale e ha disposto il sequestro dei mezzi per provare a ricostruire la dinamica dell'incidente tra la moto e la macchina. Tra i primi ad essere ascoltato il conducente dell'auto. Saranno compiuti degli accertamenti sul suo conto per svelare se vi sono precise responsabilità in questo ennesimo tragico incidente sulle strade del Siracusano. Come sempre accade in circostanze come queste, la velocità e la distrazione potrebbero avere giocato un ruolo importante. In ogni caso, i rilievi sul tratto di strada interessato e l'esame dei mezzi coinvolti consentiranno agli inquirenti di farsi un'idea ben precisa di ciò che è accaduto.